Il presidente tunisino Kais Saied ha sospeso i lavori del Parlamento e ha licenziato il capo del governo Mekiki dopo una giornata di proteste contro l'esecutivo. Durerà 30 giorni la sospensione del Parlamento tunisino, decisa ieri sera dal capo dello Stato, dopo una giornata in cui migliaia di cittadini avevano marciato in diverse città per protestare contro il governo e la mala gestione della pandemia da Covid. Nella notte, riferiscono fonti locali, mezzi militari hanno raggiunto e circondato la sede del Parlamento a Bardo e quella della televisione nazionale. Saied, alla TV di Stato, in risposta alle parole del presidente dell'Assemblea, ha dichiarato: chi parla di colpi di Stato dovrebbe leggere la Costituzione o tornare al primo anno di scuola elementare. Io sono stato paziente e ho sofferto con il popolo tunisino. Presto sono arrivate anche le reazioni degli altri partiti che la notte scorsa hanno tenuto vertici per valutare la situazione. In mattinata ci sono stati tafferugli e lanci di pietre vicino alla Camera dei rappresentanti a Tunisi con intervento della polizia. Si sono scontrate alcune decine di sostenitori del presidente Saied e sostenitori del movimento islamista Ennahda, riuniti nella notte davanti al Parlamento dove l'esercito vieta l'ingresso.